Questo secolo ancora piccolo, al secondo giro di boa, ascolta voci vegane o fruttariane, eretiste o vegetaliane, che si intrecciano e sui media fondano gruppi, aprono pagine, pubblicano e taggano, rimpolpano il numero di chi ripudia la carne per etica, salute, cultura. E così anche lui, il vegetariano digitale, posta la sua verità. Tranquilli, non vi mangio più. Trova firmato da Franz Kafka con un gif animato sui pesci dell'acquario. Gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Ha pubblicato a caratteri cubitali George Bernard Shaw. Il nostro organismo, come quello delle scimmie, è programmato proprio per il consumo di frutta, verdura e legumi. Non solo una dieta di frutta e verdura ci farebbe bene, ma servirebbe proprio a tenere lontane le malattie. Chatta in bacheca Umberto Veronesi. La gente mangia carne e pensa che diventerà forte come un bue, dimenticando che il bue mangia l'erba. Twitta Pino Caruso. Va bene, ma lo capiranno i cloni di domani? Sarà conveniente per tutti risparmiare l'animale? C'è un vegetariano vicino o lontano che crede sempre di sì.